C'è qualche hater di Sfera e Basta? Dai, se avete il coraggio è il momento. Dai, c'è qualche hater oggi di Sfera e Basta? Bang, 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 bang. No, nessuno. Sono tutti fan. Tra le altre cose, prima della tua grossa esplosione, devo dire che sei stato un paio d'anni fa, non la stagione scorsa, quella ancora prima, la nostra colonna sonora in redazione. E pensavamo di essere nuovissimi, andavamo in giro a dire: oh, guardate che c'è questo ragazzo, Sfera e Basta, così. E poi insomma. Ci avete impiegato un anno per chiamarmi. Ma ci hanno ragione. Lo so. Madonna, se vuoi ti posso dare una. Una aggiustata. Anche se così, cioè, se devo essere sincero, stai bene? No, ti ringrazio, cioè, così è la gioia di me. Ma diciamo che se dovessimo girare un video insieme, magari ti ruberei troppo la scena, capito? Serve qualcosa di che catturi l'occhio. Ok. Bello, te lo metto io. No, what they know. Young Cat. Young Cat, giovane taglio. Bravo, Young Cat. Ma secondo me devi mordere questo. Sì, cioè non lo sai. Cioè... no, perché i miei non sono così. Ah, ma sai perché? Forse quelli sono quelli sopra. Come. Io vorrei, prima di lasciarti andare, con te dare un po' di informazioni su com'è la vita in provincia, visto che veniamo tutte e due da lì, perché certo. La gente non sa fino in fondo com'è la vita in provincia. Quindi se ci stai, vorrei fare insieme a te un tutorial sulla vita in provincia, ok? Ciao amici, non ce la faccio. Ciao amici, benvenuti nel nostro canale YouTube. Io sono Sfera e Basta. E io sono un altro. Oggi vi daremo alcuni consigli su come sopravvivere in provincia. Costruisciti una buona reputazione già alle scuole medie. La provincia non dimentica. Da grande puoi vincere premi Nobel, premi Oscar, un telegatto, ma se in prima media te la sei fatta addosso, per tutto il paese resterai quello che se l'è fatta addosso in prima media. O se sei stato bocciato in prima media. Sempre quello che è rimasto bocciato in prima media. Minchia, noi a Cinisello ne avevamo uno veramente fuori, camminava scalzo. Gli era venuta una soletta così. La para. Sì, perché proprio dietro per camminare scalso. Sì. Tu l'hai identificato il pazzo della tua provincia? No. Però te, ti do una brutta notizia, mi sa che sei tu. Sono allora. Io. Rispetta le istituzioni scolastiche. Questo è importante. Sempre, vai a scuola e vai bene a scuola proprio come ho fatto io. Anche perché sennò poi i genitori vanno a parlare con gli insegnanti e hanno paura. Gli insegnanti. Esatto. Ok. Perché noi facciamo i fighi ma in realtà siamo leggendo tutto. Non è che siamo così. Però ci stiamo mettendo del nostro. Cioè, ricordatevi però la golden rule, la regola principale. Puoi togliere un ragazzo dalla provincia ma non potrai mai togliere la provincia da un ragazzo. Dico bene? Bene. Grazie mille!